In queste settimane con Asus ROG Phone 7 in versione Ultimate mi sono divertito un mondo e da PC gamer mi sono sentito davvero appagato. Ed è una sensazione molto rara per un PC gamer enthusiast che punta sempre al massimo, e se lo siete capite perfettamente ciò che intendo, ma questo ROG Phone 7 Ultimate mi ha dato proprio la sensazione di essere stato sviluppato da un gamer per un gamer. C'è una cura per l'hardware davvero minuziosa, c'è un software completissimo e poi in fondo è l'Android più potente in circolazione e per tanti basta questo. Allora, voglio subito specificare che esistono due versioni di Asus ROG Phone 7, quella Ultimate che ho io con il secondo display e la presenza dell'Aeroactive Portal, e quella liscia che non ha solo queste due piccole differenze, ma che è disponibile anche in black. In ogni caso sono entrambe molto belle, ma questa versione Ultimate è davvero molto molto bella, con questo colore bianco ghiaccio a contrasto con gli accenti azzurrini e quel display posteriore integrato benissimo che vi farà tenere lo smartphone a faccia in giù solo per il piacere di vedere le animazioni. Ma questo design qui nasconde un bel po' di chicche sparse per la scocca ed anche sotto. La prima è la presenza degli Air Trigger, che funzionano benissimo in gioco perché possono essere utilizzati non solo come tasti ma anche come slider, sia orizzontale che verticale. Ma sono utilissimi anche fuori dal gaming, perché lo smartphone può essere fisicamente strizzato per attivare delle funzioni. Io lo utilizzo con assistant ed è comodissimo. Poi ci sono non una ma ben due porte USB-C per poter sempre giocare comodamente anche sotto carica o con accessori. C'è anche il jack audio, ma forse la parte più interessante è proprio la sua costruzione interna, perché SoC Snapdragon 8 Gen 2 è posto al centro, la batteria da 6000 mAh è divisa in due blocchi, il tutto per esaltare il lavoro chirurgico al sistema di dissipazione di questo ROG Phone 7 Ultimate. Asus ROG ha trasportato tutta la sua esperienza nella dissipazione dei suoi notebook gaming anche su uno smartphone, andando a fare uno studio nei dettagli dei materiali migliori per lo scambio termico, andando ad utilizzare una nuova vapor chamber custom con canali di ritorno allo stato liquido e colonne ad Y per migliorare ancora di più l'efficienza termica rispetto alla precedente generazione di ROG Phone. Io vorrei davvero smontarlo per vedere nei dettagli il lavorone fatto da Asus qui al suo interno, ma non posso farlo. In realtà sono già estremamente soddisfatto di questo lavoro e ve lo dirò dopo, però evidentemente in casa Asus hanno pensato che questo non bastava, perché vedete questa sezione qui? Questo è l'Aeroactive Portal per un sistema di dissipazione esterno. In parole semplici è uno sportellino che si apre a collegamento con l'Aeroactive Cooler 7 e che espone un ulteriore piccolissimo radiatore collegato alla vapor chamber ad un airflow decisamente diretto e ben veicolato. Ed una volta collegato il Cooler 7 si ha comunque accesso alla seconda porta USB-C, si ha accesso anche al jack audio, tra le altre cose quando si collega l'alimentatore al Cooler 7 la ventola andrà al massimo, si può impostare al massimo e farà assolutamente il suo effetto, ma farà anche un po' di rumore. Ed in più ci sono quattro tasti fisici che si sommano agli Air Trigger. E poi questo Cooler 7 ha anche un altro piccolo segreto che vi dirò dopo, perché voglio dirvi che comunque ROG Phone 7 Ultimate è uno smartphone grande, pesante, 240 grammi, le cornici frontali non sono nemmeno super ottimizzate, però tutto è stato ottimizzato in vista di un'ergonomia sempre comoda anche in fase di gaming. Il display quindi non ha interruzioni, 6.78 pollici belli pieni dalla risoluzione di 2448x1080 pixel, ovviamente AMOLED HDR 10 Plus con refresh rate fino a 165Hz. Si tratta di un pannello Samsung che sulla carta è bello pompato, con anche 1500 nit di picco e una calibrazione di base molto precisa, ma sebbene arrivi dalle fabbriche Samsung è ancora un filo indietro rispetto ad un top display. Comunque nulla da ridire, si legge bene anche sotto il sole, è rapidissimo e con una latenza bassissima proprio come un gamer vuole, e poi io lo utilizzo bloccato a 165Hz ed è davvero una goduria. E poi che dire di questi due speaker stereo frontali di HTC Nana a memoria? Il volume è veramente altissimo, la qualità è impressionante, il suono è deciso, corposo, definito. Ed in più vi avevo detto che questo Cooler 7 nascondeva un altro segreto, è anche un subwoofer portatile con anche un piccolo stand integrato, è praticamente un cinema portatile. Sia in gaming che per multimedialità, la qualità audio qui non accetta compromessi, anche via cavo per i nostalgici. Benissimo anche dal punto di vista della connettività, la presenza del Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, la ricezione telefonica che è davvero buona con anche una buona qualità in conversazione, il sensore di impronte digitali sotto il display è abbastanza preciso e anche veloce, poi anche la certificazione IP54.
ma facciamo finta che questa sia una piccola postazione gaming. Vi ho parlato delle periferiche, del monitor, della dissipazione. Cosa manca? Sì, esatto, è il momento di parlare di hardware. Ovviamente all'interno non poteva che esserci lo Snapdragon 8 Gen 2 che già conosciamo bene. È realizzato a 4 nanometri con un Core Prime X3 a 3,2 GHz affiancato da 4 Performance Core a 2,8 GHz, 3 Efficiency Core da 2 GHz. La GPU è l'Adreno 740 con supporto a Ray Tracing che lo rende uno smartphone ancora più future proof quando arriveranno i primi titoli mobile con questa tecnologia. E poi è un ROG, quindi tutto accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5X e da 512 GB di memoria UFS 4.0 per evitare qualsiasi tipo di collo di bottiglia. In totale sincerità, dirvi che il ROG Phone 7 Ultimate è una scheggia mi sembra quanto banale, ma per dovere di cronaca vi dico che sì, è super veloce, ha delle animazioni veramente fluidissime, ma non si tratta solo di potenza bruta, c'è un bel software completo e una serie di ottimizzazioni che gli danno una marcia in più. C'è Android 13 mosso dalla ROG UI o in alternativa, se non volete un look da hardcore gamer, si può scegliere il tema Zen UI. Oppure fare come ho fatto io, mixarli entrambi e giocare con il Material Blue per abbinare il colore principale agli accenti azzurrini della scocca. La personalizzazione Asus si basa tantissimo sul look stock, ma con le aggiunte giuste dove serve, con la possibilità davvero interessante di switchare tra personalizzazione ROG o Material View un po' dove volete. Lo si può fare per le notifiche, per il controllo volume, per il menu di spegnimento e così via. Ci sono tantissime funzioni davvero utili anche non legate al gaming, ci sono parecchi temi per la personalizzazione fatti bene, insomma è un bel software completo che sarà supportato per 2 anni di major update con 4 anni di patch di sicurezza. Ma smartphone estremo, super pompato, super veloce. E la batteria? Ragazzi, una bomba assoluta, impossibile scaricarlo con un utilizzo normale in un giorno. 6000 mAh gestiti dallo Snap 8 Gen 2 durano un'infinità. Si va agevolmente oltre le 8-9 ore di schermo acceso e un battery fond da 2 giorni senza se e senza ma. C'è supporto alla ricarica rapida da 65 watt con alimentatore incluso e anche supporto alla carica lenta per preservare lo stato di salute della batteria. Direi però che è arrivato il momento di passare al lato nerd della faccenda. Prestazioni nude e crude, temperature e gaming. Tanto gaming. Allora, prima di ogni cosa ci sono due servizi che permettono al vero gamer di trovare tutto ciò che serve in una sessione di gioco. La prima app è Armory Crate, dove si possono gestire le varie personalizzazioni dei giochi, dove si possono settare gli air trigger ed anche tasti fisici, ed ovviamente anche la velocità della ventola del cooler 7. Ma la cosa più interessante è la modalità X, che non è solamente un boost estremo, ma una vera e propria gestione avanzata del thread management. Per farmi capire un po' da tutti, non è un semplice spremere tutto al massimo, ma dare un ordine preciso ad ogni singolo core del SoC. Vi faccio un parallelo con il nuovo Thread Director di Windows 11, tanto per farvi un'idea. Ed è proprio qui che si sente tutta l'esperienza di Asus ROG nel mondo gaming. C'è una gestione delle risorse, delle opzioni, del software quanto più vicina possibile a un PC gaming. Con anche la possibilità di andare nei sottomenu di Armory Crate per andare ad overclockare, o meglio andare a modificare dei parametri particolari per CPU e GPU senza dover chiedere i permessi di root, insomma una roba per utenti esperti, per palati fini. Poi grazie a Game Genie, che si attiva tramite swipe direttamente in game, è possibile attivare l'overlay del counter degli FPS, dell'utilizzo della CPU e della GPU, della temperatura, ma non solo, anche mappare la vibrazione che tra le altre cose è ottima, fare una registrazione veloce della scena, attivare un mirino, mappare gli air trigger e i tasti. Insomma, c'è di tutto e di più, con anche una funzione che personalmente ho adorato, che è la possibilità di lasciare i giochi in background a lavorare, quindi a fare delle macro o semplicemente a farmare. Io gioco a Dragon Ball Z Dokkan Battle e c'è l'autoplay. E ora finalmente posso mettere l'autoplay in background, utilizzare lo smartphone per altro o anche semplicemente spegnere lo schermo mentre il gioco va. Non so se si è capito, ma giocare con il ROG Phone 7 è tutta un'altra storia. Si vede palesemente che tutto è stato pensato a regola d'arte per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori. Si passa dall'ergonomia alla dissipazione per chiudere con air trigger, tasti fisici del Core 7 e la possibilità di strizzare anche fino all'ultima goccia di prestazioni dallo Snap 8 Gen 2. Difatti anche i benchmark lo dimostrano, il ROG Phone 7 non è solo lo smartphone che raggiunge i punteggi più alti, ma è anche quello che lo fa mantenendo le
temperature più basse, anche senza ricorrere a cooler set, perché qui non esiste il thermal throttling, ci sono le massime prestazioni sempre. Ed ho preso i migliori top di gamma Android in circolazione, ho effettuato una run da 30 minuti di Genshin Impact tutto settato al massimo, e non solo, il ROG Phone 7 Ultimate è stato l'unico che tiene sempre costanti quasi 61 fps, ma è anche quello che scalda meno e consuma meno. Ah, e se lo volete sapere, con il cooler esterno le temperature in gaming calano di altri 5 o 6 gradi. E quasi dimenticavo di dirvi come scatta le foto. E sebbene sia leggermente migliorato rispetto alla precedente generazione, nonostante i sensori siano gli stessi, siamo un po' sempre lì, non è un top camera phone. Il sensore da 50 megapixel fa bene sia di giorno che di notte, ogni tanto perde qualche colpo. L'ultra wide da 13 megapixel fa bene di giorno, molto meno di notte. C'è la macro e mi fermo qui. I selfie da 32 megapixel invece sono ok, poi registra in 8K, 4K a 60 fps, 4K a 30 fps con lo switch delle lenti e frontalmente solo Full HD 30. Ad inizio video però vi ho detto di essermi sentito appagato da questo Asus ROG Phone 7 Ultimate, e non poteva essere diversamente, perché qui, al netto dell'hardware, è l'esperienza ROG a fare la differenza, è il know-how del brand in campo gaming che prende il miglior hardware a disposizione in campo mobile, che comunque già si trova anche su altri smartphone, ma lo porta su un livello superiore in termini di dissipazione e di fine tuning delle prestazioni. Insomma, a netto della fotocamera, questo è un super smartphone che fa bene all'ecosistema del mobile gaming, che si sta espandendo con titoli con FPS sbloccati, eSport e cloud gaming sempre più avanzato. Certo, il miglior gaming phone in circolazione costa, ma rispetto allo scorso anno il prezzo della versione entry 12256 è anche calato. Quello 16512 costa come la precedente generazione ed ha in promo il cooler 7, quindi bene visto l'incremento di listino degli ultimi tempi, mentre la versione Ultimate costa meno del ROG Phone 6D Ultimate, ma sono sempre 1429€. Però insomma, l'avete visto, è il miglior gaming phone al mondo per più di un motivo, e se continuano così lo sarà ancora a lungo. Bene dai, anche per oggi ho concluso, come al solito vi lascio in descrizione tanti link utili per approfondire tutte le varie promozioni, la disponibilità sulle shop di Asus, tra l'altro a fine mese dovrebbero arrivare anche su Amazon, e nulla, vi aspetto nei commenti, parliamo di questo super gaming phone, e nulla, vi ripeto, un saluto da Bernardo per tutto android.net, ciao!